Ancora sangue sulle strade aretine, tragedia stamani sulla 73 all'altezza del ponte sul torrente Sovara, poco dopo le ville Monterchi. Due camion si sono scontrati frontalmente. Impatto terrificante sul colpo: è morto il conducente del mezzo più piccolo che trasportava polli lavorati e pronti per la distribuzione. L'autista era di origine brasiliana e abitava a Pesaro. L'altro protagonista di questa drammatica storia è il conduttore dell'altro mezzo pesante coinvolto nello scontro. Si tratta di un sessantenne di Ponte Buriano che è stato trasferito gravissimo con il Pegaso all'ospedale delle Scotte di Siena. Al momento del decollo la pioggia stava cadendo in maniera incessante, rendendo assai complicato il viaggio del velivolo. Sul posto immediatamente si sono portati i mezzi di soccorso, polizia e carabinieri, oltre che i vigili del fuoco. La strada è stata bloccata in entrambe le direzioni. Lunghe code si sono registrate per tutta la mattinata. Le operazioni di rimozione dei mezzi sono state assai complesse. È toccato ai vigili del fuoco rimuovere i due cassoni che stavano occupando la carreggiata. Un'immagine terribile che si accoda a quelle di questa drammatica settimana sulle strade della nostra provincia.